stato per me, nella vita non avrei fatto assolutamente nulla. Me ne sarei stata qui, sul mio divano, a pensare. Basta! Basta! Non ce la faccio più! È possibile che l'essere umano sia così egoista, menefreghista e insensibile? Basta! Non ce la faccio più! Basta! Papà! 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 Divano a pensare. Uffa, papà, mi porti, papà, papà! Allora, nella vita è da solo che impari ad affrontarla. Uffa, te ne stai sempre lì, seduto, e nulla ti importa di me. Uffa, papà, mi porti! E basta! È per la miseria! Ma quanti anni hai? 32. Caro, sei ancora lì? Perché non mi porti fuori stasera? No, guarda, questa sera sono molto impegnato, devo restare qua a pensare. Su, ti prego, amore, alzati. Ti ricordi una volta? Avevi sempre voglia di uscire. No, questa sera devo restare qui. Devo pensare, ok? Ma cosa devi pensare? Basta questa faccia, fammi un bel sorriso. Ti ricordi una volta? Mi facevi sempre venire un sorriso sulle labbra. Giuro, giuro che ci ho provato a starmene qui per i fatti miei sul mio divano. Invece c'era sempre qualcuno che veniva con i suoi bisogni a farmi rialzare. Fino a che un giorno, per il mio bene, mi hanno detto, me lo hanno buttato in strada, il mio divano. E allora ho dovuto scegliere fra il mio divano e la famiglia. La famiglia, la famiglia, la famiglia, no, la famiglia, no, è stata dura, la famiglia, è stata molto dura, famiglia, ma alla fine ho scelto. Oh, ed allora me ne sto qua, sul mio divano, stravaccato, a pensare. Ebbene sì, signore e signori, non ci crederete mai, ma questo mio stare in silenzio, questo mio non far nulla dalla mattina alla sera, questo mio stare immobile, divano in fondo alla strada, da tutti voi è stato interpretato come segno inequivocabile di profonda saggezza. Caro Bruno, ti apro come un diario e ti racconto di ieri. Tu intanto mi copri come ogni sera, mentre penso ancora alla mia figura materna. Ti racconto, sì, di quando entrai in quel tunnel e a poco a poco ne uscì. Quella catena, quella corda al collo, qualcosa che non so. Ora ti ringrazio per essermi sfogato, mio caro mio. Ora ho sonno. Ma non riesco a dormire. Vorrei dirti molte cose. Che la vita è una cosa preziosa e che non va sprecata in sciocche azioni. Addio, notte, mio caro guru, notte. Buongiorno, caro guru. Mi chiamo Angelica e ho 43 anni. Sono molto sensibile e qualche volta eufonica. Ho avuto un'infanzia difficile. Pensi che alle elementari mi prendevano in giro per il mio naso lungo e le orecchie piccole piccole. E da quel momento non sono stata bene. Non venivo accettata dal gruppo e da tutta la società in cui si viveva. Poi finalmente alle superiori è cambiato tutto, sa? E mi sono innamorata.
ci siamo frequentati per circa 2 giorni. Ma la famiglia di lui, contrariata dal mio naso lungo, 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 lo spedì a fare il soldato. Ora, caro guru, finalmente a 23 anni mi sono sposata. E sa come ero bella? Avevo un bel vestito lungo e bianco e il velo che mi copriva il naso e orecchie. Ma giunti all'altare, mio marito cadde, non si rialzò più. Morto, morto steppito! Ora, caro guru, sono anch'io sul mio divano, ma di colore rosso, a leggere e a pensare. Pensa, avevo anche un gatto che appena visto il naso ha preso a sghignazzare e veloce come un razzo se n'è scappato via. Via, via. Come più di prima, proprio non si riesce a star fredda a riflettere. Basta, 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 non ce la faccio più, non sopporto più nessuno. È possibile che l'essere umano sia così egoista, insensibile e me ne freghista? Tutti mi vogliono, tutti mi cercano. L'unica cosa che sa fare è aprire la bocca e vomitare inutili lamentele, inutili critiche e falsi problemi. Tutti hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, di essere ascoltati. E poi? Niente, fumo. Solo fumo si rifugia nella sua prigione dorata e pensa solo a se stesso. Basta, non ce la faccio più, non la sopporto più. Sta sopra, non riesco. Sta sopra, non riesco. Troppi gradini, la mia sola debolezza, ruggine di una fabbrica morta, spazzatura per tutti. Gabbia bastarda, cane che mi manca il fiato. Non riesco a star sopra. Da zoppo a correre spensierato su prati fioriti blu. Mentre violini acidi con corde metalliche circoncindono l'angelo sano che proietto sul muro. E non riesco a star sopra quando triste e morto sogno e trascuro di nascondere i lividi occhi arrossati da sintetici colori i televisori che illuminano davanti alla città intera la mia infermità. E non riesco a star sopra quanto darei per essere libero, libero, tranquillo come voi. Affanno. Senta, è grigio. Volevo sapere come è andato Cintino. La vista? No, dico, debole. La vista. Debole. Sa, vuota cercare poco su poco, non avevo messo un comodino, ma la notte dopo non l'ho più trovata. Ho voluto cercare anche il frigorifero, ma ho trovato mammellate e cittadini scaduti, penso un po' meno. Ho provato a cercare sul divano, sotto il divano, sotto il letto, sotto la poltrona, ma niente, non c'era. Avanti, me la linea, non faccio il cafone. Me la linea! Lo so chi deve sapere dove si trova, lo so che lo sa. Sa, una si leggeva come una libellina. Invece mi ritrovo come un leone in gabbia. Vorrei la pace interiore. Vorrei la pace interiore, sì! Sì. D'accordo. Se è questo quello che volete, allora così sia, parlerò. Venite, venite a me, miei cari. Io non sono un imperatore. Io non voglio governare, non voglio conquistare nessuno. Vorrei aiutare, aiutare tutti voi se possibile. Sì, perché noi uomini dovremmo aiutarci sempre e non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. Perché la vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. E allora ricordate, l'avidità che ci comanda è solo un male passeggero e scomparirà insieme ai dittatori, perché la libertà non può essere soppressa. Sì! Siete uomini. Sì! Voi avete l'umanità nel cuore, chi odiano l'amore altrui. Sì! Voi avete la forza di creare la felicità e allora usate questa forza, unitevi tutti, perché insieme troverete le vostre ali verso la luce, verso la speranza, verso il futuro. Giusto! Verso quel futuro che appartiene a me, a te, a noi. Giusto! Eccomi cari, liberi, volate!
Dai, dai, vado fuori del cazzo e lasciatemi in pace. Com'è facile prendersi gioco di voi, di tutte voi povere anime infelici? Ti prego, ascoltami. Ti prego, Dio, ascoltami, perché io sono importante e queste sono le mie preghiere. Ecco, vedi, Dio mi ascolta. E se Dio mi ascolta, allora un po' Dio lo sono anch'io. Ma come è semplice prendersi gioco di voi. Basta dirvi ciò che volete sentirvi dire sin dall'inizio. Sussurrare qualcosa che era già nelle vostre orecchie e le vostre speranze. Io lo so che non sono importante, non ho bisogno di Dio che faccia finta di starmi a sentire. Ma ora la gente viene qui e mi racconta di sé, mi chiede risposte a problemi personali e a quesiti esistenziali. Non avete capito, miei cari, non è compito mio avere risposte. Nell'animo profondo della vita. Ho paura, non devi aver paura. No, ho paura, non devi aver paura. Ho paura, non devi aver paura. Ho paura, non devi aver paura. Ho paura, ho paura. Non devi aver paura. Questo sentire, questo soffrire. E alla fine tutto si risolve poi in questa povera domanda, anche un po' banale, eh? Che cos'è la morte? Ma cosa vuoi che sia, dai? La morte non esiste, è un'invenzione. Tu dimmi, dov'eri prima di nascere? Tu, allora, dov'eri prima di nascere? Allora tu c'eri prima di nascere? No, non c'eri. Quindi eri morta. Esatto! Ancora prima di nascere eri già morto. Quando morirai di nuovo, semplicemente tornerai nel posto in cui eri prima di nascere. No, signori, la morte è semplicemente un concetto errato. Non esiste. Esiste la vita. La vita! Quella sì! Esiste una vita manifesta, che è quella che vediamo tutti i giorni. Ed esiste una vita latente, nascosta, non manifesta, che è sempre vita, ma noi sbagliando la chiamiamo comunemente morte. È il nostro io a essere questo breve sospiro, sospeso tra ciò che esiste e ciò che non ha forma. Vita manifesta e vita non manifesta, esiste e non ha forma. Potremmo dire che esiste il non io, ma non la morte, dai. Ma ricorda il canguro! Il canguro può camminare all'indietro? No. Il canguro deve sempre andare avanti, anche a costo, certo, di muoversi in cerchi. 14 scatole di ziguli bianchi. Come i 14 dentini dentro alla scatolina del bambino stentato che aspetta. Che cosa aspetta? Aspetta il topino! Che gli porti il suo premio! Ma il topino non verrà. Non arriverà il topino a portarti il tuo premio, neanche se sei stato un bravo bambino.
il topino non verrà. Pentiti di tutto ciò che non hai detto, quando invece dovevi parlare. Pentiti di aver taciuto. Codardo, il topino non verrà. Altro non ha da portare se non speranza e attesa. Attesa e speranza. La vita è questa illusione. La morte non esiste. Giacché vita e morte giacciono avvinghiate in questo unico sogno. Anch'io avrei voluto vivere a modo mio. A
anch'io. Avrei voluto non essere giudicato dal mio aspetto, dai miei sbagli. Anch'io avrei voluto avere un po' d'affetto ed essere ascoltato. Non si può tornare indietro, ma ora so che anch'io come loro ho sempre cercato. Ho sempre cercato il mio posto nel mondo. A volte goffo e impaurito, a volte confuso. Ma ora so che quel procedere attentone aveva un senso, una direzione precisa. Felicità forse è accorgersi e queste tracce sono sottilmente legate da loro. Un filo di coerenza a tracciarmi strano e sole. Questo sono io. Un mio legato a quello di ogni altro. Mi raccomando, iscrivetevi, speriamo di portarvi in giro al teatro. Grazie di nuovo.